Grazie. Come state? Bene, ciao. Bene, bene. Tu? Ciao. Bene, bene. Ciao, ciao. Bene. Ciao, ciao. Di allora, bene. È cambiato un po' il palinsesto questa settimana perché purtroppo per cause di forza maggiore abbiamo dato la linea chiaramente al TG1 per lo speciale sulla guerra e quindi per questa settimana Doc non è andato in onda, ma recupereremo presto giovedì prossimo. Quindi dureremo una settimana in più. Voi siete tristi per questo? Io no. Perché voglio vedervi fino alla fine e che ogni volta ci sono dei colpi di scena. Allora, questo si è risvegliato e per fortuna. No, perché dopo Lorenzo pensavamo di perdere anche Gabriel. Eh no, Kidane no, basta, dai. Cioè, uno basta avanza. Vabbè, non è mai detto, dai, abbiamo ancora tre puntate. Che ne sa? Potrebbe essere? Ma chissà. Chissà. Cioè, questa serie per te veramente succede qualunque cosa, ma ti vediamo nel momento in cui ti risvegli e sono pure felice di rivederti i tuoi colleghi. Sono felici? Sì, almeno Spallon sembra felice. Speriamo. Spallon è felice, sì. Speriamo. Ah, sì? Parte! Ah, c'è un contrabbando. Ce la fai? Grazie. Ehi, quando lo capirete che non si corre negli ospedali? Sembra un confetto della mia cresima. No, Bonvegna non lo sopporto adesso. Doc, rimettimi in coma. Se vuoi ci penso io, Doc. Perché non ci avete avvisato? Saremmo tornati subito. Tranquilli, non è mai rimasto da solo. Ammazza. A me mi viene da piangere sempre. Vero? No, io sono invecchiato comunque, io piango sempre, piango, basta che sento tun 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 tun, mi viene già la piange. È una cosa tremenda. Vi commuovete di fronte alle cose che fate? Le tantissimo in realtà. Più per quelle degli altri o per quelle che accadono ai vostri personaggi? No, è più quelle degli altri. Perché le nostre le sappiamo già, invece sì. Quelle degli altri sono... Pum. Non leggendo le sceneggiature, non leggendo, noi leggiamo solo le battute nostre. Siamo... No, quindi vero. Così... Con... No, non è vero. Non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero. Tutta una sorpresa, capito? Non so neanche chi sono gli attori. Da te me l'aspetto anche, potrebbe anche essere. Guarda, potrei dire delle cose ci fuori. Non le dire, perdere. Non le dire, perché sennò poi io dico cose tue, quindi no, non, no, non le dire, sai, sono delle vendette reciproche. Ma invece dite, raccontate. Però posso dirti che la mia famiglia si commuove tanto. Tipo in questa scena ci sono stati tantissimi lacrimoni da parte di amici, di familiari. Ma è vero, insomma, che tu sei andato da uno psicoterapeuta, sì, per farti aiutare a interpretare meglio tutte le paturnie del tuo personaggio? Sì, sono andato da Marco Scichitano, che è stato un terapeuta che ha aiutato sia me che Giusy Buscemi per entrare meglio nel personaggio, nel ruolo, ed è stato fondamentale perché abbiamo cercato di creare un personaggio che non fosse superficiale per quello che riguardasse gli attacchi di panico, certo, tutta questa gestione, certo, fino poi arrivare anche a un atto importante come un tentativo di suicidio. Quindi senza un supporto psicologico sarebbe stato veramente difficile e colgo l'occasione per ringraziarlo e per ringraziare anche i terapeuti che in questo momento, bravo, soprattutto Marco, ci stanno, sì, aiutando tantissimo. Grazie. Marco, grazie. È bravissimo. Marco Civitano è proprio, si spende, fa, cioè, ha aiutato tanto, ha aiutato anche me, insomma, è bravissimo. Dice, che lavoro fai? L'attore. Ah, l'attore, come se l'attore fosse una roba facile da fare. Invece no, anzi, per calarsi nella parte bisogna proprio fare come fate voi, un grande lavoro dentro voi stessi. C'è speranza per lei? L'attrice Simona Tabasco. In che senso? No, perché voglio dire, una cosa bellina potrebbe anche accadere tra di voi, no, in questa serie? Ma diciamo che ne sono accadute sicuramente tantissime. Prima. Dopo... E però, non ti invito, no, più. Dai, vabbè, cosa, ho capito che poi voi non me la guardate la serie se io vi dico come va a finire. Allora passiamo al dottor Sandri. Io dico tutto, dico tutto. Neuropsichiatra. Io svelo qualunque segreto. Che custodisce i segreti del dottor Fanti, esatto. Quindi siamo qui per... Allora, raccoglierli tutti. Allora, succede questo, nella prossima puntata arrivano sei dinosauri che giocano a scacchi e si fidanzano con Argentero. Tutti? Sì, tutti e sei. È occupatissimo, sì, questo Argentero, sì, proprio. Sì. No, vabbè, tu raccogli i segreti degli altri, ma i tuoi non li racconti a nessuno, neanche al tuo migliore amico, l'ha una dovuto tomba. Sapere dagli altri, esatto. Orsacchiotto. Orsacchiotto. Tu sai, caro Orsacchiotto, che questo nomignolo ti rimarrà addosso è finita. Pensa quando farai il ruolo da cattivo, mafioso, capito? E poi diranno Orsacchiotto, capito? Cioè, è finita. Perché questo succede, le fiction di successo, cioè ti imprimono a fuoco delle cose. Sì. E poi non te ne togli tu, ma viva Dio, cioè, ma magari, no? Ma infatti,
Come l'hanno presa a casa questa storia? A casa, allora, quando papà si bacia con un'altra è sempre una tragedia totale. I bambini non erano d'accordo. È una cosa, cioè, ma... però quello più piccolo, Marco, è l'unico che dice, si vede che è finto. Amore, sì. Amore. Sì. Però è sempre una tragedia, cioè, non è facile mai. Lo mai. Credo. Elisabetta poi si deve leggere le sceneggiature, deve approvare. Pensa Elisabetta, quando ascolterà questo video messaggio che stiamo per mandare in onda, cosa penserà? Aiuta. Elisa, che cosa hai da raccontarci a proposito di Orsacchiotto? Aiuto. Ciao Francesca, ciao Albi, ciao Giovanni, ciao a tutto il pubblico. Allora Gio, io ti volevo dire una cosa sola. Noi eravamo predestinati a questa storia, perché non so se tu ti ricordi, alla festa organizzata l'anno scorso dalla Lux per Don Matteo, durante la festa, mentre tutti ballavano in una maniera normale, noi ci rotolavamo a terra facendo le scimmie sotto gli sguardi attoniti di tutti. Il nostro modo di ballare era quello. E non potevamo altro che stare insieme. Ti voglio bene. Sì, sì, è vero, è vero. Ma ecco, è un ballo. No, è nata così, cioè, Elisa. Come ci si rotola sotto per terra come scimmie? Così, proprio faccio vedere. Cioè, si fa questa cosa. Proprio. Bravo, eh? Bravo. Questo, questo, cioè, e questo è con quella donna lì, lei e io insieme che facevamo la gente che ci tirava le noccioline, cioè una cosa proprio io infernale. Confermo, c'ero. Cioè una c'ero. Roba proprio... Sì, sì. E tu l'hai guardati o l'hai sì, fatto sì. Anche tu? No, io ho una galleria piena di video. Lui così, e faceva così, sì. Stava così, ci guardava e ci giudicava. Ok. Adesso però sarà il pubblico a giudicarvi, entrambi. Perché la settimana scorsa abbiamo avuto qui tre vostre colleghe. Sì. C'era Alice, c'era Beatrice e c'era appunto Elisa. E loro non hanno trovato neanche un difetto a Luca Argentero. E chiaramente noi non chiederemo a voi che difetti ha Luca Argentero. Mm. Ma vogliamo mostrarvi una sua espressione particolarmente coinvolgente e ammaliante, che è il suo famosissimo sorriso. Abbiamo anche una musica, non so, particolarmente... sì... Questa, perfetta. E questa è l'immagine di Luca Argentero che voi dovrete tentare di superare. Vabbè, ma... Questa è tosta. È tosta. Questa è tosta. Ma vedi, è enciclopedica questa. È iconica. Sta nell'enciclopedia, cioè su Wikipedia, se tu vedi sorriso, compare questo, capito? È proprio... Sì, sì, allora, primo piano per primo piano, iniziamo con Alberto, dopodiché okay. Invece ci sarà l'esibizione, la performance di Giovanni e il pubblico sarà chiamato a dare una votazione. Vai, sto già riscaldando. Allora, Elisabetta, vai su Alberto. Ok. Ale. Vado? Vai. Buono, molto bene. Alberto Maranchino versus Luca Argentero. Ci siamo qua. Giovanni. Allora, sai qual è il segreto di Luca Argentero? Sono gli occhi fessurati un po' alla Bud Spencer. È presente? C'era, pure, sì. C'era lui e Bud Spencer, solo loro due hanno queste fessurine così, sì. Che però appunto fanno innamorare. Dov'è la telecamera? È lì? Ok, benissimo, vado? Vai, vado. Fammela anche tu la fessurina lì. Ecco qua. È così, cioè. No, ma secondo me io e te siamo più simili al Joker. Ho proprio questa piccola sensazione, però non so. Sì. Il pubblico è chiamato a votare. Ah, va bene. Per la performance di Alberto Maranchino. Pollice verso traditori. Ma guardali. Non ci siamo. Ma li hai corrotti prima, per io quello. Ho pagato un sacco di soldi, ho dato del denaro. Si pagano queste cose, Maranchino. Il pubblico è chiamato a votare per la performance di Giovanni Scifoni. Prego. Giù pure loro. No, non ci siamo proprio, ragazzi. Proprio giù. Ma siamo proprio... The winner is Luca.
Luca Argentero. È andata male. È andata. Non siamo degni. Facciamo un altro gioco che avremmo voluto fare settimana scorsa anche con le vostre colleghe, ma per motivi di tempo non c'è stata la possibilità, e quindi sarete voi a dovervi esprimere su ciascuna di loro che vedete in foto: Elisa De Usani, Alice Arcuri, Beatrice Grannò, Matilde Gioli e Simona Tabanasco. Amo parlare male dei colleghi, bellissimo. Dovete dirci chi è fra loro la più vanitosa. Io sento già le bastonate qua dietro quando le vedrò. Questo è pesante. La, la più vanitosa. Noi non possiamo metterci nel gioco, sono solo loro. Cioè, se no direi io sono il più vanitoso. No, sono vanitoso. No, se mi chiedono la più bella, dico Malanchino. Grazie. Dico subito. Grazie. Cioè, proprio. La più vanitosa. Allora, mettiamo... Guarda, così, Alice Arcuri. La butto così, dai, mi... Che guadagna un punto. Giovanni? Allora io dirò invece la più insospettabile di vanità, perché invece secondo me è molto vanitosa, anche se non sembra affatto, perché ha quest'aria da bambina sperduta, delle cose di Peter Pan, vedete i bambini sperduti, no? Quelli vestiti da orsacchiotti. Dici Beatrice? Beatrice ha una vanità molto sottile. E se lo dice Sandri, chi è la più... Sandri, poi, questo psicologo, è Sandri che faccio parla. Faccio finta di conoscere le persone. Chi è la più secchiona? Inizio a avere caldo per questo gioco. La più secchiona. È finita, ma anche non ci salviamo, quindi a sto punto di la verità. Tanto non ci allora, secondo me la più secchiona è la Grannò. Che guadagna un punto. Beatrice sale, chi è la più secchiona, Giovanni? No, Arcuri. Arcuri, proprio Arcuri secchionissima. È arrivata il primo giorno. Allora... Il primo giorno alla lettura, se non ti ricordi, quando abbiamo fatto le letture a tavolino, noi eravamo tutti delle pippe infernali, arriva lei, sapeva tutto a memoria, già tutto il copione, capito? Cioè, non si fa così, non si fa, capito? La più divertente. La più divertente? Mm-hmm. Elisa De Usani. La più divertente? Ma io direi l'istituzione, perché però è la mia fidanzata, non va bene. Sei di parte. Non va bene. Quindi, allora, di Simona. No, io invece dico Matilde Gioli. Voi non avete idea che matta fantastica è Matilde. Matilde fa schiantare da ridere a sua insaputa. Ah, proprio. Sì, totalmente a sua insaputa. La più affettuosa. Ah, la più affettuosa, Simona Tabasco. Vabbè, già tre. Ma che cosa devo fare? Scusate. No, io devo. Elisa no, veramente c'ha un cuore che gli esplode, fra un po' gli occupa tutto il corpo. Quindi Elisa c'ha un cuore infinito. La più leader. Ah, la più leader, vai. Matilde. La Jolly. Matilde Jolly. Sì, anche secondo me. Anche secondo me Matilde. Dico la stessa cosa, perché ha una... Fa anche un po' paura. Sì. Cioè, quando a un certo punto... Perché lei cazzeggia tantissimo sul set, però quando lo fanno gli altri e lei non vuole, ti fucila con lo sguardo. Con questi occhi... Sì. Quindi il punteggio più alto, chi l'ha ricevuto? Matilde Gioli. E the winner is... E la Grannò, cioè... Pari merito, la Grannò e Matilde Gioli. Qui c'era uno stacchetto che doveva... ce l'abbiamo. Adesso andateci voi sul set a confrontarvi con ciascuna di loro. Per questo gioco meraviglioso, voi adesso mi racconterete cosa succede nella prossima puntata. Ok, io ho già detto dei dinosauri. Tu dei dinosauri? Dinosauri. Allora, io ti dirò che... Allora, la prossima puntata succede che... E poi... E allora lui... Io ci provo tutte le domeniche, ma alla fine sono sempre io la più generosa. Sono io che vi racconto cosa succederà nella prossima puntata. Gap, sappiamo perché l'hai fatto. Abbiamo saputo di Nazareth. Perché non me l'hai detto? Non mi avrebbe fatto male. Sono stato uno stupido. Abbiamo un nuovo ricovero. Una tale Milena Bianchi. Kidane, vuoi prenderlo tu? Scherzavo. Però sbrigati a rimetterti in piedi. I polmoni sembrano ok. Ma la pressione è scesa ancora. E le pupille sono dilatate. Quando hai iniziato a sentirti poco bene?
Stamattina mi sentivo un po' fiacca, ma pensavo di essere solo un po' giù per il mio ex. Ex? Quale ex? Seba. Chi è Seba? Sebastiano. Escono insieme solo da pochi mesi. Mesi? Sì, ma la settimana scorsa si sono lasciati. No, scusate, perché non mi avete detto niente? Forse è meglio se ne parlate fuori. Sì. Avete capito tutto, no? Sì, che te già ne sai più di Elisa, di quello che succede a casa sua. Casa di Elisa. Spieghiamo cosa succede. Cosa succede dentro casa di Elisa? Cosa significa essere un uomo in casa con 63 donne? Ecco, racconteremo. Grazie, ragazzi. Grazie mille. Grazie. Io vi saluto, ma non tutte e due, uno di voi rimane a disposizione perché vorrei concludere la puntata in maniera speciale oggi. Intanto grazie Giovanni Cifoni e Alberto Malanchino. Grazie Francesca. Vi aspetto sempre.